Siamo con Oscar Marchegiani, un passato da top manager che ha deciso di diventare uno scrittore. Intanto partiamo dal titolo di questo libro, Un treno per Nablus. Eppure Nablus è una località dove le ferrovie non arrivano. E allora perché la scelta di questo nome? Dunque, il tema di fondo di questo libro è che la storia segue molto spesso dei tracciati che sono assurdi. E Nablus, nel mio vissuto, per come ho conosciuto questa città, è un po' un epicentro dell'assurdo della storia. Nablus è la principale città dei territori occupati della Palestina. Voglio dire, è un luogo dove sono avvenuti molti fatti che adesso non possiamo stare qui a raccontare, ma il motivo è sottolineare l'assurdità del corso della storia. Perché dunque una destinazione ignota? Beh, destinazione ignota è quella per definizione di noi umani, nel senso che la storia, percorrendo dei tracciati che spesso sono assurdi, sono fortemente influenzati dal caso, evidentemente ci portano tutti verso destinazioni ignote. Questo è un po' il filo di fondo, quindi Nablus, luogo assurdo, epicentro di una storia che è di per sé assurda. Tu sei un ingegnere, quindi un uomo di formule, un uomo che ha a che fare con numeri e con matematica. Ecco, ci si attenderebbe quindi una scelta più legata alla saggistica. E invece hai scritto un romanzo storico. Perché? Dunque, diciamo, il mio primo libro in effetti è stato un saggio, un libro che riguardava la storia di Cipro Nord e Famagosta. Questo libro non è sicuramente un saggio, riguarda, ci sono dentro molti aspetti personali. L'unica risposta che mi sento di dare a questa domanda è che le storie che racconto esistevano già. In qualche modo erano già scritte. Io le ho semplicemente trascritte dal passato. Comunque, sicuramente c'è una forte intersezione tra le storie che racconto e la storia in generale. Quindi è vero, sì, sono racconti, ma non sono racconti di fantasia. Tu racconti la storia attraverso degli aneddoti e quindi racconti la storia attraverso i tuoi occhi. Quindi un modo anche per far immergere il lettore in una dimensione anche più intima, forse. In realtà questo era un modo di procedere che avevo già utilizzato nel libro precedente. Famagosta, di cui ho raccontato nel precedente libro, era una città che è stata occupata dai turchi nel 1974 e una grande parte di questa città è diventata città fantasma. Adesso io tutti i fatti successivi al 1974 li ho raccontati attraverso le testimonianze di coloro, greci e turchi, che avevano vissuto quei tragici avvenimenti. E questo modo di raccontare la storia attraverso le testimonianze, mi era molto piaciuto. E in definitiva, Un treno per Nablus continua un po' questo filone. E cosa ti ha spinto a portare degli aneddoti anche molto personali dentro questo libro? Come dire, qui c'è un fantastico racconto di Borges, sulla biblioteca di Babele, in cui Borges racconta di tutti questi scritti, questi racconti infiniti negli infiniti corridoi della biblioteca che già esistono. Quando un racconto già esiste, a un certo punto diventa impossibile non scriverlo, per chi come me ama scrivere. È l'unica risposta che mi sento di dare. Qual è il periodo storico che ti ha più colpito? E qual è il personaggio che ti è rimasto più impresso? Ma certamente la Seconda Guerra Mondiale. Per il
il fatto che è stata vissuta, io non l'ho vissuta, sono nato dopo, ma è stata vissuta direttamente da molte persone care, e naturalmente in particolare vissuta dall'Italia in modi molto tragici, molto drammatici, a volte farseschi. E il personaggio che ti è rimasto più impresso? Beh, certamente il personaggio di Dario. Personaggio di Dario che è stato, diciamo, la persona che io pensavo fosse mio padre, poi ho scoperto che non lo era. Ma la storia ci insegna qualcosa o alla fine tendiamo sempre a ripeterla? Ma io direi né l'una né l'altra cosa, nel senso che gli errori tendiamo a ripeterli, no? Sono soltanto le esperienze positive che realmente insegnano la strada da percorrere. Quindi la storia non si ripete, ma la conoscenza della storia, secondo me, è fondamentale per fare delle riflessioni sul presente. Perché dovremmo comprare questo libro e leggerlo? Questa è una domanda difficile a cui rispondere, ma penso che sia un libro piacevole da leggere, che insegna alla persona, diciamo, con una conoscenza media dei fatti storici, insegna molte cose non solo per come sono avvenute, ma anche per come sono state vissute da chi c'era.